Per prima cosa ci tenevo a ringraziare tutti i relatori precedenti per la grande qualità delle relazioni e anche a ringraziare tutti voi per essere rimasti così numerosi fino all'ultimo in questa prima convention reveal. Se vi è piaciuto quello che avete visto fino adesso, avete anche dei feedback, potete liberamente anche scriverci in chat. Molto bene. Cominciamo la mia relazione intitolata Una tecnologia innovativa a supporto del modello biopsicosociale. Oggi abbiamo parlato ampiamente di modello biopsicosociale e già dalla prima relazione del dottor Rosa abbiamo visto come la salute del paziente è determinata da diversi fattori, quali fattori biologici, come ad esempio il danno tissutale, la limitazione funzionale, da fattori psicologici, quale l'umore del paziente, la motivazione con cui affronta la terapia, e anche da fattori contestuali, che sono appunto l'ambiente in cui si trova il paziente, il suo background culturale. E abbiamo anche visto come, se vogliamo veramente prendere in carica efficacemente il paziente, è importante considerare tutti questi aspetti. Ora però vorrei andare ad approfondire il ruolo che la tecnologia ha all'interno del modello biopsicosociale. Ma nel fare questo vorrei da subito presentarvi la nostra nuova tecnologia, perché se ne è tanto parlato, ma ora era un po' ad alzare il sipario su BioBit. Che cos'è BioBit? BioBit è un dispositivo medicale di misura che affianca e supporta, in parole importantissime per me, perché questo strumento è uno strumento che supporta il terapista. In cosa? Nella valutazione e nell'esercizio, consentendo quindi di eseguire alcuni test clinici, quali test di mobilità articolare, cammino, equilibrio, salto ed esercizi terapeutici in biofeedback. Di fatto, però, che cos'è, da che cosa è composto questo sistema? Il sistema ha un sensore di movimento, eccolo qua, e da un software di elaborazione. Il software di movimento, come poi vedrete a breve, viene posto durante l'esecuzione di test, di esercizi in vari segmenti corporei, che appunto sono diversi a seconda del tipo di test, del tipo di esercizio, raccoglie informazioni relative al movimento che si sta effettuando, li trasmette appunto al software di elaborazione, che quindi li elabora e in tempo reale fornisce sullo schermo dei biofeedback e al termine della prova, una volta che viene salvata, fornisce quello che è un report clinico. Vediamo brevemente come. Ecco il sensore. Vedete che viene posto all'interno della cintura, la cintura sul soggetto. Scegliamo il test. Lo avviamo. Ecco qui i biofeedback in tempo reale di cui vi parlavo e qui arriva. Lo rivedremo poi un attimo più dettagliatamente, questa era solo una prima preview. Perché adesso mi preme un po' comprendere quale sia il ruolo della tecnologia all'interno del modello biopsicosociale. Vorrei spiegarvelo un po' più approfonditamente. Chiaramente, sulla parte di fattori biologici, questa tecnologia ci supporta fornendoci quella che è una misura oggettiva, come si è spesso parlato. Sulla parte di fattori psicologici ci aiuta perché è fondamentale motivare il paziente durante la riabilitazione, mentre sulla parte di fattori contestuali è molto importante comunicare efficacemente in maniera molto professionale. Andiamo però ad esplorare uno a uno questi fattori in maniera un po' più dettagliata. Partiamo da quelli che sono i fattori biologici. Chiaramente, utilizzando misure strumentali, possiamo andare ad effettuare test clinici che sono oggettivi, che sono riproducibili. In questo caso, BioBit ci supporta nell'andare a effettuare quelle che sono delle rilevazioni e delle misure biomeccaniche.
Appunto, misurando il paziente con una tecnologia strumentale, quindi affidabile e ripetibile, possiamo anche andare a monitorare nel tempo quelli che sono i progressi della terapia e quindi verificare se appunto il ciclo fisioterapico, il ciclo riabilitativo è consono a quelle che sono le aspettative e se non lo è, intervenire immediatamente e precocemente. Questa tecnologia vi consente di effettuare diversi test clinici. Entriamo un po' più nel dettaglio e cerchiamo di capire quali. Sono il test di mobilità articolari, e in particolare di tronco, di spalle e cervicale, test di equilibrio, in cui abbiamo anche una variante dedicata alla valutazione del rischio caduta, test di cammino per la valutazione dei pattern di cammino, test di salto per la valutazione del salto verticale e anche un free test, che è un test libero che ci consente di valutare delle escursioni angolari. Per capire però un po' meglio di che cosa stiamo parlando, facciamo proprio una prova pratica di un test cervicale, anzi vediamo una prova pratica di un test cervicale. Per effettuare questo tipo di test si va ad accendere il sensore e a posizionarlo all'interno della cintura apposita. La cintura chiaramente viene posta a livello cervicale, in particolare occipitale, circa l'altezza del linio. Selezioniamo il paziente. Vedete che una volta selezionato il paziente abbiamo tutta la lista dei test, degli esercizi che possiamo eseguire, abbiamo la lista esami precedentemente acquisiti. Andiamo quindi ora entriamo proprio nel test cervicale. Vediamo che si apre la schermata di acquisizione, si avvia quello che è il test. C'è un primo momento di calibrazione, che poi vi spiegherò più approfonditamente che cos'è, e poi si esegue il movimento, cominciando appunto da una flessa estensione, poi ora proseguiamo su una rotazione. Notate come il paziente si vede nel monitor, appunto, grazie alla camera che è posta sopra, proprio come in uno specchio, potendo in questo modo anche percepire quello che è il movimento. Ora stiamo eseguendo il piegamento laterale, salviamo e al termine immediatamente viene fornito quello che è un report clinico. Il report clinico, di fatto, in questo test ci va a mostrare quelli che sono i range articolari di movimento sui tre piani, quindi rotazione destra e sinistra, flesso estensione e bending destro e sinistro. Mentre in basso sono mostrate, ad esempio, le velocità angolari. Cliccando poi sulla parte di VAS è possibile andare ad aggiungere, chiedendo appunto al paziente indicazioni sul dolore percepito utilizzando la scala VAS. E questo è molto importante, se ne è parlato nella relazione del dottor Maremmani, appunto poter confrontare gli aspetti di dolore ed articolarità simultaneamente e poter avere una visione generale su entrambi questi due aspetti è molto importante. Un po' come avrete intuito e visto dal video, la forza che abbiamo voluto dare sulla parte di esercizi, oltre, diciamo, all'accuratezza e alla validità scientifica, è la velocità. Cioè, abbiamo studiato il software, abbiamo studiato il sistema in modo che i tempi di preparazione siano ridotti al minimo, e anche i tempi di esecuzione dell'analisi siano molto basse. Ad esempio, per un'analisi di mobilità cervicale, come abbiamo detto, siamo sotto comunque i 60 secondi, quindi molto molto veloci, in modo appunto da poter effettuare questi pazienti senza andare ad occupare troppo tempo ed occupare gran parte della seduta fisioterapica. E in questo modo, chiaramente, essendo veloci, è più agevole anche effettuare tanti esami, tante oggettivazioni, in modo da poter valutare quello che è l'andamento del ciclo fisioterapico sul paziente. Abbiamo un po' visto i fattori biologici, passiamo ora a quelli psicologici.
Nei fattori psicologici vorrei introdurvi invece la parte di esercizi in biofeedback, perché appunto BioBeat consente di effettuare esercizi in biofeedback che motivano il paziente, perché il paziente nell'eseguire questa tipologia di esercizi interagisce con lo schermo, raggiunge dei target, è incentivato a raggiungerli perché ogni volta che vengono raggiunti ha un suono di rewarding e quindi è proprio incentivato a eseguire esercizi terapeutici. In più abbiamo voluto dare un taglio particolare, cioè, come avrete già visto prima, ad utilizzare quella che è una modalità specchio. Nella modalità specchio, durante gli esercizi, il paziente si vede nello schermo proprio come davanti a uno specchio. E questo ormai è noto, migliorare quella che è la riabilitazione stessa. Vi faccio anche qui vedere un esempio pratico per capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando, facendovi vedere una prova pratica anche qui di un esercizio per il racchio cervicale che è il cervical block. Anche in questo caso accendiamo il sensore, lo posizioniamo nella cintura e come prima lo posizioniamo sul racchio cervicale. Impostiamo chiaramente il livello di difficoltà anche sulla base dell'inquadramento clinico del paziente che abbiamo davanti e impostiamo la modalità di esercizio. I numeri che vedete sono appunto i target e corrispondono essenzialmente a quello che è il movimento che poi verrà richiesto di effettuare al paziente. In particolare, i numeri in alto rappresentano l'estensione, in basso la flessione. Destra rotazione destra, sinistra rotazione sinistra. Quindi una volta impostato tutto quanto, andiamo ad avviare l'esercizio. Vedete, c'è questa prima fase di calibrazione che vi citavo prima, che è studiata per cercare, per abbattere proprio gli errori di misura ed ottimizzare la misura stessa. E quindi si può eseguire l'esercizio. Come vedete, in questo esercizio il soggetto deve cercare di raggiungere i target, quindi i numeri che compaiono sullo schermo, ma cercando di seguire la traiettoria più rettilinea possibile. Ed appunto capite bene che non è solo un esercizio di mobilità articolare, ma diventa proprio un esercizio sulla propriocezione, quindi sul percepire il proprio movimento del corpo nello spazio. Anche qui, terminato un esercizio, tutti i dati vengono salvati e viene fornito un report. Il report in questo caso ci va a mostrare quella che è stata in alto sulla prima ghiera che vedete la precisione nell'andare a raggiungere i target. Quindi il software ipotizza quella che è una traiettoria rettilinea ideale che si dovrebbe seguire e quindi al termine viene valutata la capacità di seguire la traiettoria ideale sui diversi quadranti. Come vedete, è tutto in codice colore, nel senso che quando la precisione si abbassa sotto una certa soglia, il verde diventa giallo, ad indicare appunto che su quell'area si è stati meno precisi. Mentre in basso abbiamo tutta una serie di metriche, quali ad esempio i riferimenti totali, i target colpiti, il tempo medio per colpire i target, il livello di difficoltà e i range di movimento in flessa estensione e in rotazione. Chiaramente anche in questo caso noi siamo andati a vedere solamente l'esercizio del cervical block, ma ci sono tanti altri esercizi come possono essere il joint position sense, cervicale di spalla di tronco, gli esercizi di equilibrio statico, di equilibrio dinamico e anche esercizi liberi che sono degli esercizi in cui è possibile impostare degli angoli di movimento definiti e poi andare ad eseguire degli esercizi. La forza che abbiamo voluto dare sugli esercizi è la versatilità. Che cosa intendo? Non vogliamo imporre sugli esercizi una metodica definita, ma per noi è fondamentale che a monte ci sia un inquadramento clinico che venga fatto. E che a seconda dell'inquadramento clinico, che può essere coadiuvato da test strumentali che abbiamo visto prima, è lo specialista, è il terapista che decide il livello di difficoltà
e anche quelle che sono le modalità di esecuzione, andando a esercitare una particolare aria o creando una particolare variante dell'esercizio stesso. In ultimo, voglio andare a analizzare con voi quelli che sono i fattori contestuali, in particolare la comunicazione con il paziente. All'inizio di questo percorso, esaminando alcuni articoli scientifici, tra i quali uno che vi ho citato, mi sono reso conto che la letteratura fa emergere che uno dei fattori chiave della soddisfazione del paziente, in questo caso il fattore chiave per la soddisfazione del paziente, è la comunicazione. In questo studio, appunto, si dice che la comunicazione è proprio il primo fattore chiave nella soddisfazione del paziente in una seduta in un ciclo fisioterapico. E un memory di questa cosa, abbiamo voluto creare un software che consentisse di comunicare efficacemente, e quindi abbiamo disegnato quelli che sono dei report clinici pensandoli sia per il terapista ma anche per il paziente. E proprio in quest'ottica i report sono molto semplici, sono molto intuitivi perché, come vi dicevo prima, spesso sono su scala colore e diventano proprio un mezzo di comunicazione con il paziente stesso. In più, abbiamo anche studiato quella che la funzione confronta, che ci permette veramente in pochi clic di andare a confrontare differenti analisi dello stesso paziente in modo da poter vedere quello che è l'andamento appunto del ciclo fisioterapico, mostrarlo e oggettivare quelli che sono quello che è l'andamento. Abbiamo fatto una piccola indagine su alcuni pazienti reali che vi riporto perché la ritengo significativa. Su questo software il 90% dei pazienti che hanno provato il software, che hanno provato il sistema e che abbiamo intervistato lo ritengono utile nel comprendere il proprio stato di forma fisica. Il 94% di questi pazienti lo ritiene un significativo miglioramento per la motivazione. E tutti consiglierebbero la valutazione strumentale ad un amico. E questi sono risultati che comunque ritengo molto importanti perché appunto era un po' la finalità, cioè disegnare dei report, disegnare un software appunto che consentisse anche di comunicare efficacemente con i pazienti. Infine, come ultimo punto, abbiamo voluto anche inserire delle schede esercizio per casa. All'interno del software è infatti previsto un modulo che consente di assegnare al paziente degli esercizi da effettuare a casa, chiaramente senza sensore, sono degli esercizi che vengono eseguiti a corpo libero piuttosto che con semplici tool fisioterapici, ma in questo modo è possibile assegnare in maniera bella, in maniera elegante, in maniera strutturata anche gli esercizi da fare a casa. In più, chiaramente non volevamo limitarci alla libreria che già vi forniamo, volevamo darvi anche la possibilità di personalizzare questa parte. Infatti, sul software è possibile andare a creare delle proprie schede esercizio con la funzione appunto crea schede esercizio personalizzata e quindi di creare proprio la vostra libreria di esercizi per casa in pochi clic. In questo modo, diciamo, lo strumento si configura utile lungo l'intero percorso fisioterapico, dalla prima visita, in quanto fornisce una valutazione oggettiva, la parte di riabilitazione, supportandola con esercizi terapeutici in biofeedback, al follow-up, dove possiamo far vedere con la funzione confronti i progressi della terapia, e fino ad arrivare agli esercizi per casa. Ed è per questo che credo che questo sia veramente uno strumento a supporto del modello fisioterapico, perché supporta appunto di ciascuno dei tre fattori che lo compongano. Io vi ringrazio per l'attenzione.